Carlo Goldoni torna a Parigi, debutta in uno dei più antichi e prestigiosi teatri della città, la prima internazionale della Vedova Scaltra, in francese La Veuve de Sé. È la storia di Rosaura interpretata da Caterina Murino. La donna ha perso il marito e vuole risposarsi. Rosaura è una donna di quell'epoca, del 1748, in pieno contrasto di una Venezia particolare, con un inizio di illuminismo, romanticismo, quindi vuole appunto con la sua sola stessa forza uscire dal vedovato, far uscire la sua serva dal suo status di servante. Quattro i pretendenti con altrettanti doni per conquistare Rosaura. I quattro ruoli, l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'italiano, che sembra un po' come la barzelletta, però rispecchiano i loro paesi dell'epoca, ma soprattutto quelli di oggi. Voi offendete una dama che non conoscete. Goldoni attuale e modernissimo. Ho provato semplicemente a stare dentro l'universo di Goldoni, dentro al mondo goldoniano, quello che Maurizio Scaparro chiamava la favola di Carlo Goldoni, restituendone, spero, in modo intatto la sua clamorosa e lacerante poesia. Una scommessa, perché è un nuovo modo di fare, anziché portare gli spettacoli con i sottotitoli, noi cambiamo il cast. A secoli di distanza la Francia riscopre e ama Goldoni. Dopo Parigi lo spettacolo arriverà in Italia.